Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, finalmente vi presento non Amelie perché già la conoscete, ma la mia vanity, la mia postazione trucco, il mio angolo della bellezza. Era un video che dovevo fare già da un po'. Praticamente sto rifacendo l'introduzione perché il video in sé. Ma mi dà un bacio. Il video in sé già l'ho fatto, soltanto che non ero inquadrata bene, avevo mezza faccia fuori dall'inquadratura, quindi devo registrare di nuovo l'introduzione, ma il video in sé già l'ho fatto. Allora, vi presento la mia vanity, vero Amelia? Per non dare le spalle agli utenti, agli spettatori. Ciao spettatori! Una piccola premessa prima di iniziare: in questo video non vedrete un'eccezionale collezione di make-up, un'eccezionale collezione super appassionata che colleziona tante cose che poi non le usano, come se ne trovano tanti ormai su YouTube da tanti anni ormai, ma è una collezione di prodotti che mi aiutano a rendermi presentabile per la vita sociale, quindi c'è tutto ciò di cui ho bisogno, dalle creme, agli smalti, al make-up inteso in senso stretto e anche a tutti i jewels e gioielli. Alcuni li ho all'interno della postazione, quelli più importanti li tengo da parte che metto una volta ogni tanto, in occasione, come si usa dire. Ma cosa vuoi tu? Vuole un'occasione. L'idea principale, quello che avevo in mente io, era di costruire questo piccolo angolo nella stanza nuova soltanto tramite questo mobiletto che vedete qui sotto e un altro mobile di uguale grandezza, quindi molto piccolo, da appoggiare a fianco dove inserire gli smalti e jewels che più utilizzo. Soltanto che mi ero data di tempo un 6 mesi, che poi è diventato un anno, per ricercare questo mobile carino, ma non ci sono riuscita. Ci ronzolando una volta dai che andammo a farci una passeggiata, vidi questo mobile, questo piccolo comò, e visto che è bianco, anche questo è bianco, ho deciso di prenderlo. Poi non era molto grande, anche se i cassetti sono abbastanza profondi, abbastanza larghi, abbastanza profondi, quindi ho deciso alla fine di optare per questo mobile IKEA, che non mi ricordo come si chiama, ma vi lascio giù nell'info box il nome e il link che vi rimanda alla pagina del sito internet di IKEA per farvi vedere qual è il immobile in sé per sé, come si chiama e quanto costa, che poi costa una cinquantina di euro. Parecchie cose sono di IKEA sulla mia vanity, di cui queste alzatine, questi organizzatori, le lampade, queste con la molla che ho messo qua perché non ho altra fonte di luce quando mi trucco. Prima o poi Amelie mi dà un bacio sulla bocca. Ma cotta, è bellina quella scimmietta! E anche lo specchio, questo che sia l'ingrandimento che specchio normale di IKEA, qua c'è un'altra alzatina. Sì, è abbastanza IKEOSa la mia vanity, la mia postazione make-up. Non la voglio chiamare vanity perché no, non mi piace usare il termine vanity. All'inizio avevo intenzione, come vi ho detto, di utilizzare solo questo mobile, cioè io quando mi sono trasferita in questa casa. Ho deciso di rivoluzionare, tra virgolette, la stanzetta, la cameretta, per avere un po' l'impressione di avere una stanza tutta nuova, perché non mi piaceva più come era all'inizio, come era stata progettata, tra virgolette. E una delle cose che volevo togliere era la libreria ad angolo con la scrivania. Della scrivania, questo era uno dei piedi. Quindi ho deciso di smontare quella libreria perché era troppo grande e ingombrante e non mi piaceva più, e quindi mi trovavo con un mobiletto che mi avanzava, tra virgolette. Quindi ho smontato il tutto e mi sono ritrovata con questo mobiletto. E da qua mi è venuta l'idea di crearmi un angolo all'interno della stanza, che all'inizio doveva essere questo più un piccolo mobiletto a fianco,
tutto dedicato al beauty, perché già seguivo video, eccetera, facevo anche video, quindi con quel pallino c'era nel cervello e quindi è tutto iniziato da lì. Lo specchio con la cornice rosa è un vecchio specchio che avevano i miei a casa già da tanto tempo, probabilmente comprato con i primi pezzi della casa, solo che aveva la cornice marrone scuro e non mi faceva impazzire, quindi ho deciso di ritinteggiarla in rosa e ho fatto anche un video per farvi vedere più o meno come l'ho ritinteggiata, come l'ho ristrutturata, ve lo lascio sia nelle informazioni nelle schede informative che giù nell'info box. Non è stato difficilissimo, ma il lavoro ovviamente non è pulitissimo, non è preciso, però mi piace anche questo effetto, si vede che è ridipinto a mano e non da un professionista, e poi l'ho fatto io, quindi mi piace ancora di più. Un'ultima cosa, prima di passare al video, come potete immaginare, la sedia qua non ci entra, quindi io non posso sedermi comodamente quando mi trucco, e anche la sedia ovviamente quando non ci sono seduta è qua in mezzo ed è un po' fastidioso per il passaggio, qua c'è il balcone, eccetera. Avevo pensato di voler mettere tra i due mobili un piccolo tavolino, più o meno della grandezza di questo mobile qua, soltanto che non posso metterlo perché qua a fianco c'è un piccolo mobiletto tipo da ufficio che avevo inizialmente comprato perché qua prima c'era una scrivania con un PC fisso e quindi ci stava bene una cassettiera dove inserire tutte le cose da ufficio. Sopra poi è stato messo il telefono fax, quindi ora non posso spostare questo mobiletto da ufficio perché sopra c'è il fax e non ho altro luogo in casa dove poter mettere il telefono fax, che comunque è grande, non è un qualcosa di piccolino, quindi per ora non posso continuare il lavoro vicino alla mia postazione, quindi mettere un tavolinetto. Però è una delle prossime cose che vorrei fare. La sedia pure fa parte dell'arredo storico della cameretta, e la sedia che c'era, cioè quella che era della stanzetta da quando l'hanno comprata i miei genitori. Quindi ho riciclato un po' di cose, l'unica cosa che ho comprato in più è stata questa cassettiera. Ok, ora vi lascio al video, vi mando un grosso bacio e nulla, spero che il video possa essere di vostro interesse o comunque che vi faccia passare qualche minuto in mia compagnia. Noi vi abbracciamo e vi lasciamo a proseguo del video. Vero, Amelie? Sì, ciao! Ok, allora, come potete vedere qua c'è lo specchio e il mio secondo specchio, ciao! Qua è dove mi trucco. Alle spalle di questo specchio qua c'è, diciamo, una prima scatola, e ora vi faccio vedere dentro cosa c'è. È una scatola nera di una piastra, se non sbaglio, che ho riutilizzato e incollato questi due fiorellini tanto carini, e dentro ci sono alcune cose che uso per truccarmi la porta. Allora, ci sono delle palette da trucco che utilizzo per truccarmi abitualmente. C'è questa della Deborah, Chio Ti Sparì, e una a forma di cuore che non mi ricordo che marca sia. Qua ci ho messo il rossetto di Non Cadere, il rossetto di MAC e l'ombretto liquido di Lush. Poi ancora ci sono qua sotto la cipria della Finiton che uso ora, un ombretto nero di Wycon, un altro nero con i glitter, e qua ci sono un pigmento viola che ormai gli sgocciola, mi piace tantissimo. Questa è una vecchia confezione di Lush. Di qui ci sono la mia terra per il contouring, la palette dei correttori di, oddio, come ti chiami? Wet n Wild. Ormai mi è rimasto soltanto un correttore e l'illuminante, la terra per abbronzare della Julie, e una palette che era a quattro colori, di cui mi è rimasto soltanto questo blu che adoro. Peccato quando finirà, ma prima o poi dovrà finire. Qua sotto ci sono gli eyeliner in gel, ci sono sia quelli della Essence
e sia questi qua della It Style, ne ho tre di uno e tre dell'altro, li sapete perché ve li mostro spesso. Qua ci sono, oddio, no, aspetta, contenitore di Kiko con una sputacchia di rossetto. Questo qua è un correttore del, oddio, non mi ricordo. Aspetta, Eufydra Skin Color. E due ombretti in crema della Kiko, il verde e il blu, che io utilizzo per enfatizzare sia come ombretto in crema, ma per enfatizzare anche le labbra e dare un pigmento color verde o blu. Mi piace tantissimo, lo sapete. Qua sotto, quindi qua dove c'è lo specchio dove io mi trucco, ci ho messo questa tazza bellissima con matite occhi. Si chiama mascara, lucida labbra, matite labbra che non la trovo, eccola qua, un'altra sta qua, matite per le sopracciglia, cioè tutto ciò che è impilabile ma di una certa grandezza. Invece in quest'altro rosa, all'inizio l'avevo preso per mettere ovviamente il fondotinta, questo qua della, oddio, Yves Rocher, più le matite che erano troppo corte, ma poi si sono aggiunti questi eyeliner della Essence, le matitine corte come dicevo, l'Ola About Matte, la base della Essence, il correttore in penna della Galénic, quest'altro della Garnier, la base ombretti, e si è aggiunto anche il piegaciglia. Poi dietro qui c'è il contenitore dove c'ho lo scrigno dei miei pennelli. Qui dentro ho tutti i miei pennelli, questi grandi da polveri, alcuni piccolini, cioè normali da sfumature, eccetera. Ci dovrebbero essere anche i caspitielli, come li chiama Vaxl, ma praticamente li ho lavati di recente, quindi li tengo da parte, di volta in volta li prendo. L'unico che ho preso per ora è questo qua, che l'ho utilizzato per un marrone e per un beige, quindi c'è solo lui. E un altro piegaciglia sta qua sotto, ve lo voglio mostrare perché mi aiuta anche per tenere bene in ordine i pennelli. Nella parte sotto c'è il caos praticamente, c'è in questa scatola, vabbè, ora vi dico piano piano ciò che vediamo. Leva smalto lo tengo fuori perché è una confezione gigante, non è entrata da nessuna parte. Poi qua ho un set di profumi della Bottega Verde che mi ha dato al compleanno. La lima che utilizzo così in velocità, prima le tenevo dentro i contenitori che avete visto sopra, così impilate, però questa qua è troppo grande, non c'entra più niente. Poi c'è il mio libricino dove sopra scrivo gli appunti per le recensioni. Poi, prodotti che devono essere messi in funzione tra un pochino. Praticamente mi sta finendo il blu, quindi l'ho già ripreso da questa scatola, ne ho preso uno nuovo pronto a metterlo in funzione. Mi sta finendo il gloss trasparente, l'ho preso dalla scatola, entrerà in funzione. E poi vorrei provare questo gel micellare di Sephora e me lo scordo sempre, quindi sta qua praticamente da un paio di mesi. Non un paio di mesi, no, però un mesetto sì. Poi in questa prima scatola qua avanti ci sono tutti i contenitori da viaggio o comunque che ho rilavato di cose che ho utilizzato, che utilizzerò poi per i viaggi. Qua sono i pottini. Invece in questa qua più grande, che prima conteneva gli smalti, ora contiene sempre le travel size, però queste qua in bottiglietta. Alcune le ho rilavate, altre sono nate proprio come prodotti da permettere, cioè contenitore per mettere i prodotti durante i viaggi, se lo riesco a chiudere. Ok, poi non so se riuscite a vedere, là fuori ci sono delle scatoline, sono dei prodotti, sono dei prodotti che sono ora in funzione e che devo fare la recensione, quindi mi conservo la scatolina per mostrarvela. Altre, non so se si vede, aspettate, sono qua dietro nascosti. Nella scatola rosa invece ci sono i prodotti che non ho ancora utilizzato, che sono nuovi nuovini in attesa di essere utilizzati. Ce
c'è un po' di tutto, però li tengo così un pochino all'aria rinfusa, ma so dove andare cercando quando cerco le cosine. Queste scatoline qua, non ve l'ho detto prima, ma li rivesto io con, sono vecchie scatole, tipo questa di un vecchio cellulare, le rivesto io con una carta adesiva che trovo dai cinesi. Ne ho diverse fantasie, cioè forse anche un pezzo di rotolo ancora che devo utilizzare. Poi nel primo cassetto troviamo, allora, il cosino di Essence per mettere in mascara e non macchiarsi la palpebra, un illuminante della It Style per corpo, décolleté, eccetera, a profumo di vaniglia, se non sbaglio, mi piace tantissimo, però lo uso solo in estate perché in inverno non uso scollature. All'interno di quest'altro contenitore, che era dei Cotton Fioc, che ho rivestito, c'è il Kabuki della, che sei, Collistar. Lo tengo scocciato altrimenti mi si allarga e mi si spampana e non mi piace. Poi c'è il duo della Essence, mi è rimasto soltanto l'ombretto nero, prima o poi finirà. In quest'altra scatolina, sempre rivestita da me, c'è una spugna da make up e altri caspitielli che ho lavato pronti per essere utilizzati. Il blu non è venuto pulito benissimo, lo riutilizzerò con il blu sicuramente. Io le lavo un paio di volte prima poi di cestinarli. Poi c'è il tempera matito della vecchia collezione, cioè poi c'è il tempera matito della Essence. Qua dietro ci sono dei prodotti da labbra che prendo in velocità per buttarli in borsetta, c'è un color nude e tre gloss, sì, sentite a me, uno rosa, uno rosso e questo qua sul vinaccia. Qua dentro un'altra scatola che anch'io ho rivestito, ci sono le ciglia finte con la collina piccolina e questa qua è grande della Essence. Da questo lato troviamo il pannetto in microfibra che mi aiuta a pulire i pennelli in velocità, si vede. Poi le salviettine asciugasebo, in questo caso della Wycon. Una piccola pochette che utilizzo per mettere il trucco quando vado in velocità, c'è anche uno specchietto che è sempre comoda. Poi c'è uno specchietto con sglitterocchio di così chiama Swarovski Elements, che da una parte ingrandisce e da una parte è normale. Spugnetta extra di trucco, un piccolo pettinino. Nel secondo cassetto c'è il caos più totale, il mio Silky Peel, due confezioni, una grande e una piccola, di gel per le mani per pulirsi, una confezione portatile di lentine con liquido, un rasoio, poi c'è i patch per l'herpes, le lentine nuove da utilizzare, un contenitore per mettere il sapone. Questo è l'olio scintillante di oddio, come si chiama? Yves Rocher, che riprenderò a utilizzare il prima possibile. Che riutilizzerò il prima possibile per darmi una parvenza di abbronzatura. Due contenitori che ho scavato all'interno e che sto utilizzando, l'avete visti prima. Questo è il rossetto rosso, che era di Pupa, però l'ho scavato e l'ho messo all'interno del contenitore. Là c'è il correttore di oddio, lo dico sempre. Oddaccia, come si chiama? Di Eofira Skin Color. Ok, da quest'altro lato troviamo una parte dedicata al beauty trucco, eccetera, e dall'altra ci sono i jewels, le tra bigiotteria e gioielli che utilizzo una parte, poi ci sarà pure una seconda parte. Allora, su questa alzatina, la prima parte sopra ci sono due portavasi. Il primo alto in rosa, dove ho le cose alte, tipo crema per i piedi, l'olio, io non so come farvelo vedere, e altre cremine che sono alte.
Invece in questo secondo quelle che sono basse, ovviamente c'è la crema da giorno, il deodorante, creme, burro di cacao, eccetera. E qua c'è la pinzetta della Wycon, sempre a portata di zampina. Ora cade tutto? No, ok. Nel secondo ripiano troviamo delle confezioni tipo trucchi tipo della Deborah, Pupa, Monella Makeup. Però prima, la prima cosa che voglio far vedere è questo specchio del inizio del 1900. Sbaglio, era di mia bisnonna. Troppo bellino. Io lo considero lo specchio del Titanic, è troppo bello. Ciao! È bellissimo, mi piace tantissimo. Ha un bel peso perché è in argento. Poi c'è questo contenitore di una polvere araba, la portò un amico di mia cugina e me l'ha data perché mi piaceva troppo, facendo la confezione. Qua dentro ci sono le Meteorite de Guerlain, un sample che mi ha dato una mia amica. Vabbè, qua ci sono palette della Pupa, Deborah l'ho detto prima, questa super carina della Monella Makeup a forma di tazza, Pupa, e qua ho messo la pinza per capelli. Sembra a portata di mani. Nella parte di sotto, la prima cosa che troviamo è questo puff puff da profumo anni 80, che non c'è il profumo perché non mi piacciono i profumi. Metto da parte. Poi altre confezioni di trucco: Pupa, 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 Pupa. Anche dietro, Pupa. Queste avanti sono quelle che uso di più. E là dietro anche c'è un'altra di Pupa che uso di meno. Ovviamente, uno avanti mette le cose che utilizza di più. Da quest'altro lato. Ci sono, la prima cosa che appare avanti avanti è questo stand con tutti i miei orecchini, alcuni dei miei orecchini, altri, questi qua sono i jewels, diciamo, e quindi li tengo appesi. Poi ne ho altri che sono proprio gioielli e li tengo conservati nelle scatoline. Alle spalle troviamo altre scatole che sono piene di altri jewels. Questa qua che è pesantissima, ha tutte le collane. Oddio, sono tantissime. Qua sopra, dove ci ho messo queste applicazioni, ma si staccano perché non le ho volute incollare. Qua dentro, in quest'altra scatola, altri. Questi sono un pochino. Sono a metà strada tra un jewels e un gioiello vero e proprio. Sono tutti impacchettati. E qui in questa blu, proprio questa è pesantissima, ci sono tutti i bracciali, jewels. No, forse alcuni sono anche gioielli, ma per la maggior parte non cioè perché non sono incartati, perciò sono tutti insieme e stanno là. In questa piccola cassettiera ci sono i miei orologi. Qua ce ne sono tre, ma sono tutti sul tono del bianco. Qua ce ne sono due sul tono del blu. Qua uno solo, questo è Furla, questo è bellissimo, non so se l'ho mai fatto vedere, è stupendo. Questi vabbè, più o meno sul tono del verde. Allora, sono tutti orologi anche qui. Alcuni devo mettere la pila, sono rimasta senza, devo andare a comprare. Anche qua c'è un orologio, questo è bellissimo. Anche qua un orologio, più delle spille. Che non so perché, questa va bene, lo sapete, è bruttissima, la odio, quindi vabbè. Poi ho delle spille, sono messa a Halloween, questa non la metterò nemmeno mai, però sono insieme a un orologio molto giornaliero, in questo cassetto lo apro molto spesso. In questo penultimo cassetto ci sono gli anelli, sempre tra jewels e gioielli. Quindi perché non sono impacchettati, e qua invece tutti i ciondolini, per la maggior parte sono jewels perché non sono impacchettati, ma ci sono anche cose un pochino più di valore, tipo questo argento, qualcosa pure d'oro però piccolino, ne sono parecchi. Vi volevo far notare che appeso a questo porta orecchini ci sono anche le catenine, perché sennò mi si ingrovigliano e non so mai come, cioè metto troppo tempo a sgrovigliarle. Allora, nel primo cassetto sono tutti gioielli. Qua non li chiamerò jewels perché sono proprio gioielli.
Allora, iniziamo di qua. Questi qua che vedete qua sono quelli che io utilizzo per la maggiore, ai quali vengono di volta in volta aggiunti pezzi che sono qua oppure che avete visto già qua. Ma tutto parte da questi. Vi faccio un esempio. Dentro questa c'è un paio di orecchini. Aspettate che sono, mi cade tutto. Allora, ci sono un paio di orecchini e un anello che io adoro. Ok? Io so che in questa scatolina c'è questo. Non sempre, quasi mai li utilizzo soltanto loro, per esempio. Aggiungo qualcosa che posso trovare o qua o qua. Ma questi due pezzi insieme ci saranno sempre. Ho delle fisse, ma non ci posso fare niente. Mi parte, cioè, li tengo belli organizzati così e se qualcuno mette mani mi incazzo pure. Poi, ah, qua c'è un orologio della Guess, non ho voluto buttare la scatola perché è troppo carino, me l'hanno regalato alla triennale, anche l'orologio è molto bello. E invece da quest'altro lato, che sono sempre gioielli, tranne questi super tanti bracciali che non mi ricordo, alcuni sono anche in argento. Li adoro. In estate soltanto, però me li metto tutti quanti insieme. In inverno ne prelevo solo alcuni, oppure se devo fare qualcosa di importante, solo alcuni. Aspettate. Queste scatoline qua sono praticamente vuote perché c'è la scatolina della felina del cuore a metà e di questo braccialino qua che ha appeso il cuore a metà. Quindi sono vuote, ma le tengo là per qualsiasi evenienza. Questo contenitore organizza tutto è di IKEA, ma non mi piace perché speravo che mi entrasse così da poterne mettere due. Invece l'ho dovuto mettere così perché non mi entra di lungo, me ne può entrare uno solo. Ci sono altre scatoline che non sono entrate all'interno di questo marasma che vedete qua. Ok, questo è il primo cassetto. Nel secondo cassetto troviamo da questa parte prodotti per i capelli di qua unghie. Allora, qua troviamo i cosini per fare i boccoli, vi lascio il link della dimostrazione. Qua dietro c'è la mia extension dell'Airdo. Qua cosine varie per sistemare i capelli che non ho ancora utilizzato, quindi rimangono qua. Qua c'è l'elastico che vado in palestra, quindi lo tengo sempre a portata di mano. Questo nastro non so perché sta qua. C'è la pinza fashion all'interno di... Aspettate. Qua all'interno c'è tutto ciò che è tondeggiante o quasi, come cerchietti, fasce, eccetera. Oddio, stavo per fare una strage. Qua dietro c'è una spazzola in legno e un pettine in legno e in quest'altro contenitore rosa, tanto carino, ci sono vari sacchetti. Qua ci sono le pinzette che utilizzo per andare in palestra. Qua ci sono altre pinze per capelli, qua ci sono gli elastici, qua ci sono nastrini per abbellire code, codini, eccetera. Qua ci sono i codini piccolini che utilizzo più che altro in palestra. Di qua c'è la scatola per le unghie. Qua dietro c'è un acetone a immersione. E qua tutto ciò che riguarda unghie, smalti, lime, i guantini, la routine con glitter. Sì, c'è tutto qua, vengono tutto belle conservate qua così non rompono le scatoline. Nell'ultimo cassetto c'è il marasma di nuovo. Gli ultimi cassetti sono tutti a marasma. Allora, qua ci sono i contenitori degli occhiali, questi sono i miei occhiali graduati da sole, questo è vuoto perché ci stanno gli occhiali, c'erano gli occhiali da vista e qua ci sono gli occhiali
della Ray-Ban che mi sono regalata perché non riuscivo a fare un esame e avevo bisogno di un incentivo. Ogni volta che li guardo ricorderò questa cosa. Qua c'è un portatrucco. Qua c'è un contenitore per mettere il rossetto, che è anche lo specchietto. Qua c'è una scatola sempre sfoderata da me, scusate, vi ho dato un calcio, ma qua non c'è niente. Qua dentro, in questa scatola rossa, ci sono altre scatole, scatoline, che così le tengo conservate qua dentro, che possono sempre servire. Poi in questa busta qua, credo che la riconoscete, è quella dove metto tutti i prodotti che ho terminato per fare il video dei prodotti smaltiti. Questa è la busta in cui ci sono i prodotti che ho acquistato, che vi devo mostrare. Oddio, sta per cadere tutto. Questo è oddio, come si chiama? Un porta indirizzi, sta scritto qua sopra, non lo leggevo, della Carpisa. Lo tengo conservato qua. E questo è un beauty, all'interno ci sono altri beauty. Tengo tipo a matrioska, così non mi occupano più di tanto spazio. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, che vi abbia dato un po' di ispirazione su come non organizzare la propria postazione trucco. Io ne sono orgogliosissima, la voglio tanto bene, la lovo. Ok, io vi saluto e spero che vi sia stata utile, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!